Ciao ragazzi! Ciao a tutti, bentornati su Crimax Carp Fishing. Allora, oggi abbiamo deciso di ritornare alle giarrette e volevamo farvi vedere una nuova postazione, visto che le stiamo girando un po' tutte. Vogliamo conoscerlo bene sto lago, perché comunque lo frequentiamo spesso, no? Ma tante volte capita di... Ecco ragazzi, video di apertura con tutto in una pseudo partenza. Finché non parte Cree, finiamo il video di apertura. Niente, come dicevo, volevamo farvi vedere questa nuova postazione del Lago delle Giarrette. Sì, come dicevamo appunto, avevamo piacere di mostrarvele un po' tutte, quindi cercare di farvi vedere proprio le singole postazioni in sessione. Quindi esatto, noi siamo qua calma. Già da un'ora e mezza, due, abbiamo fatto con calma tutta la preparazione dello spot, messo G-Pod, le canne, breve pasturazione un po' col pellet. E basta, e novità della sessione, che è una novità per tutti voi praticamente: stiamo usando un nuovo tipo di mix. E oggi per la prima volta lo portiamo in sessione. Che per chi ci segue su Instagram avrà visto quel post che abbiamo fatto. Ah sì, bravo. Ok, con quel foglio sfocato. La storia, ecco. Ok. Abbiamo sì, cercato giusto. Di creare un mix, quindi sarebbe il nostro secondo mix. E questo, come l'altro, è un po' diverso, ok, perché non è la stessa cosa. Quindi cercheremo di iniziare a testare anche questo mix, come abbiamo fatto per il famoso ormai mix Crimax. Inizieremo da questa base che ha fatto Cree praticamente, perché se l'è studiata lui questa qua, e inizieremo a testarlo. Adesso nel corso del video vi facciamo anche vedere le immagini delle palline, insomma, che come sono venuti, la differenza anche a livello di colorazione dal mix Crimax, dato che comunque non c'è colorante in questi mix, a parte in questo che abbiamo accennato un po', dagli un po' più una tonalità rossa che marrone scuro. E quindi si nota poco comunque. sì, ma ne abbiamo messo giusto per differenziare, perché non volevamo poi confonderle. Quindi novità assoluta, nuovo mix, che è un Beard Spice, giusto? Sì, esatto. Un beard mix con spezie. Ecco, abbiamo lavorato molto sulle spezie più che altro. Esatto, abbiamo esatto. Deciso di fare non un fish meal, quindi non ci sono farina al pesce. E quindi niente ragazzi, iniziamo a testarlo da oggi. Esatto, quindi cominceremo da oggi, poi vedrete le solite sessioni in fiumi, quindi insomma vedrete il nostro mix che, sì, che comincerà a lavorare. E basta. Facciamo una piccola panoramica adesso delle postazioni. Abbiamo fatto una piccola modifica nel mix Crimax, ok, abbiamo fatto, visto il periodo, l'ennesima, abbiamo fatto una piccola aggiunta, diciamo un po' fruttata. Sì, abbiamo sì, deciso sì, di mettere un po' di dolce, diciamo, nel mix, e speriamo la cosa funzioni. Esatto. Bene. Piccola panoramica di come abbiamo posizionato le canne e poi speriamo di tirare su qualche carpa. Yeah. Allora ragazzi, vi faccio vedere appunto come ci siamo messi. Come al solito noi cerchiamo di darvi il più informazioni possibili. Allora, questa è la postazione pontile. Per chi la conosce ovviamente sa di cosa parlo, per chi non la conosce la state vedendo ora. C'è questo pontile che si affaccia alla parte, diciamo, sinistra del lago. Niente ragazzi, molto molto bella questa postazione. Allora, visto che siamo qua, Cree, sì, faccio vedere come ho posizionato le canne. La prima di sinistra sono sotto questo cespuglione, chiamiamolo così, che viene fuori, non questa parte di canneti, ma quel cespuglione, quindi sotto lì proprio sto pescando a 10 cm dalle prime foglie che vengono giù. Le altre due canne invece, quella centrale e quella di destra, sto pescando a 10-15 metri qua davanti, in modo da poter arrivare anche con il cobra per scobrare un po' di pellet di richiamo ogni tanto, e
e basta. Quindi questa è la mia, è come ho posizionato le canne. Ovviamente Mix Climax, su quella sottoriva una piccola Dumble rosa finta, e nell'altro del mais finto con dei chicchini veri. Basta, questo è come sto pescando io oggi. Qua abbiamo la culla, ovviamente, il secchio con il pellet quando devo fare una rinfrescata, e i soliti accessori per la cura della carpa. Quindi diciamo che sembra quasi una postazione proprio all'inglese. Piccolo ponticello. Manca il prato, ma abbiamo le assi di legno. Manca le carpe in questo momento. Manca le carpe. Speriamo di prenderle. Invece, ragazzi, vi faccio vedere dove sono io. Io non sono in una postazione, in realtà sono, sì, adesso non so come chiamarla. Diciamo che è un'apertura qui tra una postazione e l'altra. Vi faccio vedere dov'è, ma l'avrete già vista dall'immagine del drone. E ci sono queste piccole aperture che in realtà non sono postazioni, però diciamo che la canna si può buttare. Ecco qua, io mi sono messo qui, ragazzi. Ho usato i picchetti perché ovviamente lo spazio non mi consentiva il pod. Veloce. Qual è? È fatalità. È piena di coila. Dio, buono, grande. Dai che sei una coi. E ora, se la tiro su, bisogna ringraziare solo una persona, che poi ve la presentiamo se ha voglia. E se ci dà via libera, magari sveliamo qualcosa, se non è un segreto. No, bisogna imparare. Oh, finalmente parole. Ah, era andato di là ed era pieno di koi sotto riva. Diciamo che hai avuto qualche partenza a vuoto. Sì, 3-4 partenze a vuoto, ma adesso spero che sia una koi anche, perché le ho viste. Impressionante. No, peccato, ci ho creduto. Non capisco se è il coso del piombo. Sulla dambolina rosa ci cascano. E grazie Cri. Arrivo. Allora, adesso spiego un attimo cos'è successo. Sì, allora, in questo caso non importa quanto è grande la carpa, importa che qua vicino a me c'è Alessandro, che abbiamo conosciuto 5 minuti fa, e Alessandro secondo noi ha quello che per noi è lo spirito del carpista, ovvero ha voluto condividere con noi un qualcosa. Adesso non sto a spiegarlo perché ovviamente lui ha deciso di condividerlo con noi, quindi rispettiamo anche la sua scelta, giustamente, ma non dobbiamo darla a chiunque adesso. Però ci ha fatto fare degli accorgimenti, e io non scherzo, ragazzi, ho lanciato la canna dove mi ha detto lui e in 5 minuti è partita. Ripeto, qua Alessandro, se sei d'accordo, non vince la carpa più grande, ma vince il tuo spirito di squadra. Esatto. Che hai dimostrato. Non ci conoscevi, è la prima volta che ci vediamo. Ci siamo presentati prima del video,
e subito ha voluto condividere con noi questa piccola decisione da prendere. Ragazzi, 5 minuti a partita. Ripeto, io non sono contento per la carpa perché, come vedete, è piccolina e la rilasciamo subito. Ma ancora una volta abbiamo trovato persone che la pensano come noi. Quindi i segreti a volte sì, bisogna tenerseli. Diciamo, ma quando puoi dare una mano a una persona, è giusto darla. Ok. Il piccolo consiglio alle volte. Questo è Alessandro, persona che si è dimostrata degna di essere chiamata pescatore. Grazie. Secondo noi, perché oggi non è il primo che passa di qua e che ci dice come fare. Quindi lui però ha voluto condividere questa cosa e 5 minuti di numero è partita. Diciamo, e adesso che ti ho dato proprio la chicca esatta. Sì, hai svoltato, diciamo, la giornata, ma io sono contento perché tu, secondo me, sei il vero pescatore, quello che aiuta e non si tiene tutte le cose per sé, perché come ti diverti tu, è giusto che ci divertiamo, esatto, un po' tutti. Esatto. Tanto non stiamo parlando di il posto segreto in Libera, stiamo parlando di un lago, ragazzi. Quindi questo dimostra che non bisogna fare i cazzoni, ok? Bene, rilascio subito. No, sono io. Hopla. Tirala fuori, Cri, tirala fuori, non farla andare nella legnaia. Non farla andare nella legnaia. Tirala fuori, tirala fuori. Arrivo a darti una mano se vuoi. Allora, è ripartita la canna sul sottoriva, purtroppo prima mi si è slamata, era andata a infilarsi sotto un albero e niente. Io nel frattempo mi sono spostato, poi vi faccio vedere. Ok, vengo a darti una mano. È impossibile la traversata. Sì, esatto, dai, che magari c'è una koi, dai, dai. Troppo distante. Puntiamo alla koi. Anche un ramo impigliato perché aveva provato ad andarsi a rintanare. Deciso, qui vieni via da lì che ti affido. Ok, oh, adesso mai più. Ah, c'è e Climax c'è. Utilissimo. Allora, sempre sullo spot lì dove Max sta continuando a battere, a bastonare, eccola qui, una bella regina, bella, molto bella. Bene ragazzi, spin rig forever, livrei, spin rig. Bene. Forever. Bene ragazzi, io direi che possiamo ridare la libertà. Ce la rifaccio vedere. A che pinne, Max? A che pinne? Neanche schizzato. Guarda. Stupende. Sì. Bene ragazzi, via. Vai, Cri. Vedete che mi alzo. Senza farmi male. C'è una cosa che se cade, forse ho qualche problema. Sì. Forse. Vieni, Cri. Momento rilascio, dai. Dai che andiamo subito a ricalare sullo spot, che finora è l'unico che sta pagando.
con la speranza che non mi caschi la telecamera in acqua, che non sarebbe cosa buona. Ecco, occhio dove sta andando. Sta andando sotto il pontile. Ok ragazzi, vado a ricalare. Allora, l'avremo calata da 30 secondi. Sì, più, neanche un minuto credo. Abbiamo trovato come quella volta. Hotspot! Come quella volta in secca. In Gadia. Che avevamo trovato. Ah sì, giusto, c'era il. Questa il la punto, sento pesante, Crino. Vorrei dire una stronzata. In Gadia. Dai, via, qua in live. La tutto... sento tanto pesante. Quindi, ho uno storione. Poi la stessa carpa che è andata a mangiare. Preparati col guadino perché questa qua è incazzosa, Ci sono. A differenza delle altre, questa sento proprio che è pesante, quindi o è una piccola che veramente c'è una forza devastante. Sì. Perché allora, è andata subito dall'altra parte. Un attimo che mi rispoglio di centraline e robe che ho addosso. La stessa che tiene in acqua, 30 secondi. È così ragazzi, quando si trova lo spot giusto, poi se si ha costanza di continuare a pasturare in piccole dosi ma costante. Sì, non serve 20 kg. Basta il poco ma costante, giustamente. Arrabbiata. Sì, infatti, è una piccola incazzosa. Questa non l'ha presa bene proprio. No. Sembra quella tua di prima. Mi sono incazzata per quello perché è la stessa. Ci assomiglia. Questa volta ragazzi stiamo pescando un po' con le canne. Più difficile quando inizia a dare testate così, o hai la montatura perfetta o succede che si slama quando fa ste robe. Dai Cri, dagli. No! È uscita. Dai, che è rientrata. Sono i momenti panico questi. Momenti panico, c'è e non c'è più. Bene. Allora ragazzi, terzo pesce di sessione. Un'altra bella regina, solito spot. Ah, ma se tirava sta qua, ragazzi. Allora c'è da dire una cosa. Non è un lago dove prendi un po' dappertutto. Qui quando trovi il punto, però spacca. Le fai. Diventa un hot spot. Le fai. Che bella. Già. 6-7 kg, dai. Sì. Bella, però guarda che tirava. Questa io pensavo fosse più grossa, sono sincero. Hanno forza. Hanno forza veramente ste carpe. Va bene, rilasciamo anche lei. Ciao. Bene, inquadriamo un uomo felice. Sì. Dai. No, ma sai che cosa sono felice, Cri? L'ho detto con la prima carpa, sono felice di quello che è successo oggi. Grazie a una persona ci stiamo divertendo anche noi. Certo. Perché poteva andare buca oggi. Anche perché comunque ricordiamo che siamo in un lago, quindi. Ti faccio vedere con cosa sto pescando? Sì. Ho detto spinner rig, ma una cagata ho detto. Bene. Perché sto pescando con questo... questa montatura qua. Dambolina a pop-up, finta. Aspetta che è sporca, la pulisco un attimo. Non è spinner rig, è un semplice amo legato. Questo è un tungsteno che gli dà un po' di... classico air rig. Bilanciatura, ma nulla di particolare. Anzi, amo piccolino, hai visto? Sì, infatti. Molto piccolino l'amo. Eppure escono. Perché se il rig è fatto bene, puoi fare il mazinga rig, ma se lo fai male... Aspetta che almeno facciamo vedere... Sì, a quanto sto... vai dietro lì, tanto non dovrei. Allora, bombetta. Vado. Bene ragazzi, via. Anna 3. Per un pelo. Preso l'albero. Sei su o giù? Sei su. Eccolo, andato. Okay. E purtroppo quando fai sti tiri millimetrici bisogna stare attento a ogni singolo ramo che viene giù, però vabbè, alla fine era un ramoscello piccolo, eh? Se partiva la carpa comunque si toglieva lo stesso. Esatto. Però ho preferito tenere comunque il filo basso, quindi mi sono
tolto dall'albero. Ci bene. Siamo. Rimonto il guadino. Allora ragazzi, vi mostro, io mi sono spostato più indietro perché era una traversata troppo lunga andare fin là in fondo, quindi sono qui vicino a Max adesso. Sono messo qui molto vicino e niente, ho cambiato tutti gli inneschi. Allora, adesso ho completamente cambiato tutto, sto usando Discharge su due canne, le piccole dumbbell pop up e delle boilie affondanti del 16, sempre Discharge, non mi ricordo il gusto, sono arancioni, credo sia Valberia, se non mi ricordo, comunque quelle lì. E poi ho una pop up nostra del 16 fruttata. Bene, speriamo di prendere ancora qualcos'altro. Buio, non mi si vede più. Niente ragazzi, andiamo avanti. Secondo me, se tiene acceso ancora qualche secondo, parte di nuovo. E allora guarda, facciamo così, vediamo se hai ragione. L'ho appena calata, ma sono sicuro che parte. Vediamo se il buon Max si è visto giusto. Guarda, avvicino anche, così vediamo se riesco a filmare anche proprio la partenza. Cri, cri, corri! Madonna, che partenza! Vai, Cri! Bene, 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 bene. Sempre dambolina rosa oggi, eh? Aspetta, Cri, che facciamo una roba. Sì. La canna, no. Vai indietro un attimo. Metto qua la canna. Ascoltiamo la frizione se parte. Prima volta che succede che vediamo il branco di carpe alte, tiriamo e parte, prima volta. Com'è? Portacela, portala, perché di là sono più. C'è. Qua è successo un casino, mi ho preso con un altro filo. Ho preso anche il piombo. Vabbè, vai ragazzi. Eccoci qua. Allora ragazzi, qui c'è stato un piccolo problema. Non causato da noi, eh. Abbiamo trovato un amo con il LED core, un mezzo metro di LED core su. E è stata un po' dura perché penso che sia da qualche giorno che gira purtroppo con questo LED core. Purtroppo succede. Allora l'abbiamo riossigenata un attimo nel frattempo e adesso acqua ce n'ha, gli diamo una medicata. Bravo Cri, visto che ce l'abbiamo bisogna usarlo, così almeno andiamo anche a evitare che si formino. No, più che altro perché si era già un po' cicatrizzato l'amo. Sì. Quindi con l'occasione, Cri, fai vedere un attimo il prodotto. Noi usiamo questo di Nash. Sì, nulla di speciale, però meglio sempre averlo, ragazzi, perché esatto. Quando succedono queste cose qua, almeno qualcuno gli dà una medicata. Bene. Ok, andiamo a vederla. Comunque un bel esemplare perché l'abbiamo pesato, pesa 18 kg. 18 kg per Cri. Ripeto, qua avevamo visto un branco di carpe alte, ho deciso di tirargli sopra e guardate che spettacolo. Un attimo, si è tranquillizzata adesso, ragazzi, perché un attimo. Pesucchi, Cri? Un po'. 18 si fa sentire. Che bella. Che pancia, ragazzi. Già. Bella veramente. Facciamo una piccola panoramica. E raccomando, ragazzi, girate col disinfettante, che se succedono queste cose, perlomeno. Sì, 10 euro costa. Bene, io direi che la rilasciamo adesso. Ossigenata. Sì, qua ci vuole una bella ossigenata perché sembrava sofferente, poveretta. Ok. Allora, momento rilascio per questo splendore. Direi che si è ripresa bene.
Ok. Che schiena. Già. Che schiena. Importante. Questa va riossigenata perché poretta era un po' sofferente, però c'è una testa cri questa che è enorme. Già. Prova ad accompagnarla. Ma che bella. Che la riossigeniamo un attimo. Eccola, eccola che sta andando. Ma lei ragazzi non abbiate fretta a fare queste cose. No, anche perché più aumenta la taglia penso che più fatica facciano poi anche nel combattimento e tutto, quindi non bisogna aver fretta di lasciarla lì, bisogna aspettare un attimo. Anche perché chissà da quanto aveva sto... Sì. Cioè, era praticamente cicatrizzato. Eccola, eccola che va adesso, dai. Vediamo. Qualche secondo ancora, non bisogna avere fretta ragazzi, perché poi vi fa 2 metri e crolla, quindi bisogna avere pazienza. Tanto fretta non bisogna averne. Tanto stanno saltando tante di quelle carpe. Eccola qua che sta uscendo, Cri. Ok, con calma. Eccola là, perfetto. Ok, adesso siamo tranquilli, è andata. Vedete? È tanto stanca, perché comunque ha fatto un combattimento e va sotto il ponte a riposarsi. E queste sono le cose che ti emozionano. Eh sì, a 18 kg così. Dove sei? Bene ragazzi. Va. Ottimo. Mi raccomando. Ottimo, ottimo, ottimo ragazzi. Allora, calare delle ombre, inizia a diventare buio e niente, diciamo che lo spot che ho già pagato è quello dove siamo adesso, perché le canne di Cree, come è successo a me l'altra volta, non stanno rispondendo. E oltretutto, tu dirà. Sì, esatto, a parte una centrale adesso, ma tutte praticamente quelle tre prese sull'hotspot che abbiamo trovato di là, e un'altra, la 18 kg di Cree, presa qua davanti a centro largo 10-15 metri, non di più. E niente, allora, prima considerazione, perché noi vi facciamo vedere e vi diciamo anche le cose come stanno. Il nuovo mix abbiamo visto che non ha dato i suoi frutti, però oggi, a dire la verità, neanche il mix Creemax ha dato i suoi frutti. Questo non vuol dire che allora sono due brutti mix. Abbiamo già testato qui il nostro mix, esatto. 2 o 3 volte non ha dato, ha pagato solo il video. Ma questo sai perché l'ho detto? Perché tanti che iniziano a fare self made lo provano magari 1 o 2 volte, non va, butta via tutto. E non si devono scoraggiare, no. Ovviamente. Ci sono alcune situazioni dove il tuo mix paga. Avete visto il video che eravamo nella postazione secca, abbiamo preso solo col mix Creemax. Ci sono altre situazioni in cui non paga e ti devi adattare. Oggi andava la dambolina rosa. Quindi, cosa abbiamo fatto? Io comunque una dambolina o rosa o gialla la metto sempre quando veniamo qua alla Giarrete, perché so che piace tanto alle carpe questa tipologia di esca. Avendo visto che paga solamente quella oggi, allora mi sono un po' adattato. Su una ho messo del mais giallo, su una ho messo del mais bianco. Quindi ho visto che i nostri mix oggi non andavano, si vede che non avevano voglia di mangiare, però non vuol dire che allora sono brutti mix, lo dico più che altro a quelli che si stanno affacciando al mondo del self-made, l'abbiamo già detto tante volte, però magari è la prima volta che ci guardano, il mix va provato per mesi, se non un anno intero prima di dire ok non va, perché ci dovete credere nel vostro mix. Noi abbiamo fatto tanti accorgimenti, ma ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto bianche, ma ciò non voleva dire che non andava bene, magari su un'acqua funziona meglio di un altro tipo di acqua, quindi bisogna sempre lavorarci. E poi poi bisogna sempre tener conto che in un contesto così ci sono giornate e giornate, quindi sì. Vi faccio un esempio, noi siamo arrivati qui e per un'ora e mezza c'era il vento, non abbiamo preso nulla perché c'era vento. E qua col vento si blocca il lago, quindi quello. Poi magari ci sono delle giornate dove va molto il colore, altre dove va molto la dimensione della pallina, quindi ecco, tenete sempre presente, e questo ve lo possiamo dire anche in base alla nostra umile esperienza che ci siamo fatti molto in questi umile. Anni, abbiamo notato che nei laghi, purtroppo o per fortuna, bisogna sempre stare in movimento, esatto. Quindi cambiare, variare, già ve lo abbiamo detto. Ma ti ricordi a Cesena, sul lago A? Sì. Che le vedavamo in un posto, tiravamo, poi dopo un po' basta, le vedavamo là in fondo, quindi tiravamo in fondo, cioè bisogna cercarle. Bisogna cercarle e provare sempre a cambiare, delle volte anche la pasturazione può fare la differenza.
qui non è importante la quantità, ma è più importante la costanza, quindi l'avere la costanza di tenersi il posto pasturato. Questo è un po' il concetto. Sì, non è che arrivi pronti via 25 kg di pellet in acqua, no, non ha senso poi. Continuamente, ragazzi. Continuamente, ogni, due scoprettate così. Di tempi, quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, andatevi giù di pellet. Sì. E io vado col Cobra, come avete visto, ma nel Cobra tiro su un pugnetto, saranno 5-10 grammi di pellet alla volta. Esatto. Però quel cadere e comunque avere lo spot costantemente vivo, qua paga e funziona così. Oggi non è stata una giornata fruttuosa come l'altra volta in secca, però considerando che non abbiamo fatto tutte quelle ore e che comunque non ce ne frega niente di fare, non ce ne frega carte. Niente, esatto. E noi adesso siamo qua anche per farvi vedere un po' tutte le postazioni, però ci piacerebbe fare la grossa qua, quella da 30 kg, perché ci sono, quindi non importava oggi venire via con 100 carpe, no. Ma con qualcuna carina, e una è venuta fuori, una 18 kg, poi vabbè. Ecco una cosa, nel caso di prima ho preso quella carpa che appunto aveva già una montatura con il LED, con mezzo metro di LED cord circa attaccato. Sì. Ecco, questo sicuramente perché chi appunto l'aveva presa precedentemente poi si è andato a rompere sicuramente negli alberi che ci sono qui, ci sono degli alberi. Difatti anche Max che lancia di qua deve stare attento a lanciare, perché se avete visto prima, non mi ha filmato, quel metro più avanti purtroppo sì, si è sopra, esatto, un albero, quindi non si fa nulla, perché quindi se lanci mezzo metro in più esatto, c'è l'albero, ecco, più avanti, quindi girate sempre con il disinfettante, l'antisettico, quindi molto importante. Noi sì, se è capitato, dobbiamo dire, per la prima volta in questo posto di doverlo fare, perché finora sì, non c'è mai, fortunatamente non c'è mai successo, perché sì, ci sono sempre capitate qui carpe abbastanza sane, quindi non molto c'è mai sane, stata la necessità, quindi oggi purtroppo è successo questo, ma non importa, l'importante in questo caso è non aver fretta. Fate le cose con calma. L'abbiamo messa prima in acqua, fatta riossigenare un attimo. L'abbiamo slamata, messa in acqua, esatto, e lasciata lì un pochino. Abbiamo un po' risolto col gradino, c'è stato un piccolo intoppo con l'amo. Poi fatto quello, si prende la carpa, si mette nella culla con calma, gli si mette il disinfettante, sì, la si medica, e poi vi fate la foto e con calma andate a rilasciarla. Avete sempre visto che ho filmato per più secondi il rilascio. Fatto ossigenare. Ma volutamente, perché bravo. Bisogna farlo ossigenare, va fatta, e dovete essere sicuri, perché se poi magari lei parte, magari fa 3-4 metri e poi la volete a galla. Esatto. Quindi è molto importante, ragazzi, questa cosa, state molto attenti, non abbiate fretta, fretta di fare le cose. Bene, adesso abbiamo ancora un po' di tempo davanti e speriamo di riuscire a prendere un'altra, dai. Almeno sì, un'altra, dai, per chiudere. Ma comunque siamo contenti, Chris, esatto, perché alla fine basta passare un pomeriggio in sintonia, in simpatia, conoscere le persone come avete visto subito in apertura del video. Ovviamente nella prossima volta ci vedete in un'altra postazione. Esatto, quindi esatto. Okay. Bene, okay, ragazzi. Vediamo. Tra poco. Eccoci qua, ragazzi,
Sessione finita e visto che oggi è la giornata degli ospiti, abbiamo l'ospite d'onore, possiamo dire così, perché abbiamo Dennis, il proprietario del lago Le Giarrette. L'abbiamo fermato questa volta perché volevamo appunto spendere due parole con lui, più che altro perché io, come penso tanti, sogniamo a un domani vorrei avere il mio lago, ok? Oltre però al pescarci, penso che ci sia tanto dietro, Dennis, giusto? Certamente. Quindi, certamente. Qual è il tuo stile di vita? Cioè, che cosa fai? Ti alzi alla mattina e quali sono le cose che fai qua dentro? Allora, manutenzione, sicuro? Le prime cose che faccio al mattino sono innanzitutto la pulizia, ecco, delle postazioni. E infatti qua confermiamo... Beh, l'abbiamo sempre detto in vari video che abbiamo fatto, sì, le postazioni sono sempre pulite, quindi e vai. È molto importante. Svegliarsi presto al mattino, prima di aprire, controllare tutte le postazioni che siano pulite, perfette e a posto per ospitare i nostri clienti. Certo. E tutto quello che riguarda il settore comunque, cioè a me ho sempre avuto l'idea della perfezione e cerco comunque di dare il meglio che posso. E noi lo vediamo che qui è perfetto. Sul posto, anche quindi, sui pesci, perché... Sì, sì, certo, sì, sì. Molto importante. E una, certo, una curiosità, che, quello, una curiosità, certo, che si possono fare in tanti, ma peschi ogni tanto o no? Perché tutti, allora, credono che i gestori dei lago sono sempre in pesca. Sì, esatto. Allora, facciamo sto mito. Anche io lo penso, perché lui posta le foto, quindi secondo me è sempre in pesca lui. Allora, sembra una cosa impossibile, ma il tempo di pescare rimane veramente molto molto poco. Beh, innanzitutto in questi periodi l'affluenza di gente è tantissima, per cui io, cioè, dopo non mi dedico solo alle pulizie, mi dedico anche a stare dietro, certo, ai miei clienti, certo, ad aiutarli, consigliare, cioè anche lì quello che posso fare sono sempre presente. Certo. Per cui il tempo di pescare è quasi zero. Riesco a pescare qualche volta durante l'inverno, allora magari... Però sado la tana delle koi. Però lui sa dove sono le koi e quelle grosse chissà perché le tira lui. Vabbè. No, comunque ragazzi, questo è il motivo principale per cui ci teniamo a mostrarvi un po' tutte le postazioni di questo lago, perché adesso non è perché c'è qui Dennis, già inizialmente ce l'avete nei video precedenti che abbiamo fatto, avete visto che abbiamo sempre mostrato le postazioni sempre pulite, sempre in ordine, e comunque venire in un posto dove trovi ordine, pulizia e i pesci che avete visto, che sono tutti pesci belli e sani, sì, sì, fa sempre piacere. Quindi, anche perché cosa non da poco, perché no, certo, ma più di qualche volta Cri, tu in pausa pranzo lavorando qua nei dintorni vieni a fare un piccolo giro durante la pausa e mi dici che lo vedi che qua che taglia i canneti, taglia l'erba, pulisce, sì, è sempre in movimento sto ragazzo, non è che sempre pesca e basta, sempre, come tutti noi pensavamo, perché noi lo vediamo, anch'io ogni tanto vengo qua a fare il giro magari e lo trovo col camion, col trattore, che lui praticamente fa tutto qua dentro. E quindi, cioè, per chi come voi sogna e come noi sogna un domani di avere il proprio lago, sapete che non sarà solo pesca e non è, risate, diciamo, ma diciamo che non è facile come tanti pensano che sia. Però io penso che se tu ormai è tanti anni, se non sbaglio, che sei qua 12 anni, se sei qua da 12 anni, un motivo ci sarà, certo, e il motivo lo avete visto tutti, come è tenuto il lago, che pesci ci sono, il motivo, dentro. Il motivo principale a mio, per me è uno solo, la passione. La passione, bravo, volevo la dirlo, passione, volevo, esatto, dirlo. Io penso che la passione ti possa portare ovunque, perché, certo, può essere il gestore di un lago, può essere quello di una macelleria, panificio, se hai, certo, la passione nel tuo lavoro, dai il mille per mille, perché due pirla come noi escono da qua soddisfatti e ci riesci, certo, perché comunque gli ho sempre detto non importa dove siete, l'importante è sempre avere rispetto, esatto, dove siete in quel momento, quindi, esatto, certamente, e lasciare le postazioni pulite sia in fiume e nei laghi, quindi non è soprattutto da una parte o dall'altra, dappertutto, perché è questione di rispetto per gente che comunque si fa un culo così perché si alza la mattina presto per far sì che poi chi venga a pescare trovi pulito e è tutto in ordine, quindi mi raccomando, esatto, il rispetto deve essere la prima cosa sia verso i pesci, assolutamente, e sia anche verso le persone che ci lavorano e tengono pulito e in ordine il posto, certo, certo. Bene, finalmente lo abbiamo conosciuto, quindi
chi volesse venire, come ci avete già chiesto in tanti, come posso fare, il numero lo trovate, c'è il sito internet, sì, c'è la pagina Facebook, quindi certo, lo potete contattare, il numero di cellulare lo trovate sulla pagina internet, mi sembra, certo, o anche sul Facebook. Anche su Facebook, certo. Esatto, sì, e sì, basta, noi stasera chiudiamo qua, abbiamo portato a casa le nostre quattro carte, tra cui una 18, quindi siamo contenti. E lavoriamo appunto a po' dal Terni ultimamente qui. Sì, o va il mio o va il suo, però l'importante è che vadano, anche perché come sapete noi un pesce a testa e ci dobbiamo divertire tutti e due, quindi penso che sia una cosa più che giusta più quando che sei giusto, un team. Esattamente. E basta, noi vi auguriamo tante una buona cose, serata, giornata, mattinata, pranzo, cena, quello che è, ragnatela enorme ci sta prendendo. Comunque. E basta, vi ragazzi, aspettiamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi.